back in ETV. Benvenuti a tutti qui Balconi TV Trento, io sono Fabrizio, oggi come al solito trasmettiamo dalla nostra amata terrazza del Rifugio Bindesi e siamo in compagnia di Maria Di Vigili che ci farà ascoltare il suo brano Frammento. Buon ascolto. Grazie. Vincerai il mondo intero per sfuggire al cielo, ancora perderai il fuoco sacro che un tempo hai custodito e tanto amato. La tua voglia di volare ti ha ancorato a questa terra. Wow ragazzi, complimenti, grande energia Maria. Grazie mille, Maria. Mi levo gli occhiali così. Sì dai Livia che c'è un sole stupendo oggi. Io sono un vampiro, vabbè fine. Maria presentaci il tuo... Lui è Stefano Orzes, suona con me già da diversi anni,
ha creato l'orchestrazione percussiva di batteria. Giriamo spesso anche con un set ridotto. E vuoi dire qualcosa, Stefano? Saluta. Improvvisiamo. Saluto tutti. Questo dico intanto. Bene, Stefano. No, allora, Maria, io voglio chiederti una cosa. Noi ti conosciamo artisticamente da un po', sei trentina. E come nascono i tuoi brani? È difficile, nascono in modo diverso. Di solito dalla musica. Mi entra una musica, mi entra proprio, veramente. Il testo spesso lo incastro nella musica. Poi negli anni, componendo da diversi anni, ero bambina, ho cambiato anche stile. Magari una poesia una volta l'ho resa canzone. Di solito parto da un riff proprio, un riff musicale di chitarra o piano, alle volte compongo con la tastiera, e poi il testo. E ti lasci andare le parole. Sì, e poi faccio molto gli arrangiamenti già okay. Vado agli arrangiamenti con GarageBand. Okay. Chitarra e voce, poi già penso, che ne so, la linea di elettronica o altre cose, e di batteria. Frammento, dove possiamo trovarlo? Si trova nel mio secondo album, nonché ultimo uscito. L'album si chiama La Trasformazione. Uscita da quasi 2 anni con Reef Records, che è un'etichetta bolzanina, quindi locale, diciamo, locale. Però nazionale, produce artisti di diverse regioni. E lo stai portando in giro dal vivo, questo album? Esatto, sì, e siamo arrivati alla 100ª data, proprio wow. L'altro giorno, e sì, adesso ci sarà un nuovo album, già pronto, ma non posso sapere benissimo quando uscirà, dipende da determinate cose logistiche, ma c'è, posso dire questo. Molto bene, quindi nel 2017 hai questa novità, diciamo. Sì, sì, poi un'altra novità è che stiamo facendo un altro progettino in inglese, psichedelico. Io ho questa grande passione per la psichedelia, non so se si vede. E in inglese, io ho cominciato a comporre in inglese già a 13 anni, componevo, poi ho abbandonato l'inglese perché, non lo so, pensavo che è meglio scrivere nella lingua della propria madre per farsi capire, ma in realtà vedo che i miei testi comunque potrebbero essere in inglese perché non vengono ascoltati. No, veramente, a parte questo, così, per andare anche all'estero a suonare, non per altro. E quindi ci sarà questa cosa, questo side project. Side project, molto side, nel senso che è ancora molto a livello di demo. Okay. E c'è questo duo psichedelico che starà per nascere. Molto bene. Maria, i tuoi contatti social per chi vuole seguirti, dici dove ti possiamo trovare, dove possiamo trovare i concerti, le date, i CD. Basta tutto. Scrivere Maria De Vigili, attaccato, mi raccomando, De Vigili, e su Google e vi esce tutto. Sono su Facebook, la mia pagina fan è Maria De Vigili. I miei concerti in genere li pubblico, ti trovano ovunque, su YouTube, anche metto molte cose che faccio. Molto bene, Maria, se vuoi grazie. Aggiungere qualcos'altro, c'è qualcos'altro che vuoi raccontarci, altrimenti noi vi possiamo salutare qui e vi ringraziamo. Va bene, sì. Quindi a questo punto noi salutiamo e ringraziamo Maria e Stefano per essere venuti qua a trovarci. Grazie mille per l'ospitalità, grazie. E che dire, vi invitiamo a seguire i nostri social, i social di Balcony TV, quindi la pagina Facebook, il canale YouTube e anche il sito di Balcony TV International. E che dire, come di consueto, vi saluto con un Stay With Us. Balcony TV.